Cari amici, tanti saluti su Serafino, da Serafino Massoni. Eccoci a parlare di Jacopo Fo, il quale ha dedicato varie sue trasmissioni, vari suoi libri e vari suoi articoli al tema del matriarcato. E io devo questa trasmissione all'amico Vincenzo Federico. Vincenzo Federico, che mi ha inviato un'interessante lettera con un link relativo ad un articolo di Jacopo Fo apparso sul Fatto Quotidiano, eccolo qua, Allegre popolazioni matriarcali, Jacopo Fo, 9 giugno 2012. Dunque, l'amico che descrive è interessato a sapere se, a mio avviso, c'è la possibilità che il genere umano torni ad una società matriarcale, come suppone Jacopo Fo, e magari tra molto tempo, eccetera. E dato che il patriarcal capitalismo si sta rivelando fallimentare, la maggior parte degli uomini è povera ed infelice in tutti i sensi, che tipo di evoluzione prevede lei riguardo alla società umana? Poi seguono tante interessanti argomentazioni, eccetera. Allora, io ho letto questo articolo, ovviamente, e devo dire subito che la materia è una materia di mia specifica competenza, perché su tale questione c'è questa mia opera, La stirpe del serpente, Serafino Massoni, a Liberti Editore. Devo dire che per me l'umanità non può ritornare al matriarcato, per il semplice motivo che è stata scoperta la proprietà privata. E una volta scoperta la proprietà privata, non puoi più far finta di non averla inventata o di non averla costruita. E io potrei formulare la domanda: quando è che l'umanità tornerà ad un'epoca precedente a quella della scoperta della bomba atomica? E l'umanità l'ha fatta la scoperta della bomba atomica, adesso non può più far finta l'umanità di non averla inventata, la bomba atomica. L'umanità non può più far finta di non averla scoperta l'energia nucleare e di non aver inventato la bomba atomica. La stessa cosa per la proprietà privata. La proprietà privata è l'albero con i frutti della scienza del bene e del male. La proprietà privata è il nostro peccato originale, ma l'ho detto in una quantità infinita di video. È per questo che è caduta l'URSS. C'è un mio video intitolato L'eresia sovietica. Perché è caduta l'URSS? È perché proprio quelli che hanno costruito l'URSS mica se l'erano dimenticati che cos'è la proprietà privata. Allora, la frase di Jacopo Fo, terminale, è importante sapere che la guerra è iniziata solo in un certo momento della nostra storia e che discendiamo da scimmie amorevoli e amorose, e che per millenni i nostri progenitori si sono evoluti grazie alla loro straordinaria capacità di amare e condividere. Sì, sì, è quello che io dico relativamente al matriarcato. Allora, se ci siamo riusciti una volta, possiamo riuscirci ancora? No. No. Sì, dice possiamo, non potremo. Possiamo. Non possiamo riuscirci, Jacopo Fo, perché come l'umanità non si può dimenticare di avere scoperto l'energia nucleare e di aver inventato le bombe atomiche, e così l'umanità non si può dimenticare della proprietà privata. E una volta che l'hai scoperta la proprietà privata, non puoi più fare finta.
dal patriarcato non si può tornare al matriarcato. Lo si potrebbe se tutta l'umanità perdesse la memoria e si ricominciasse. Non si può tornare indietro. E poi mi dice l'amico: qual è la tua ipotesi per il futuro? Caro, la mia ipotesi per il futuro l'ho già formulata nel video intitolato L'eresia capitalistica. Nel video intitolato L'eresia capitalistica. Va bene? Io ti ringrazio tanto per la tua sollecitazione. Grazie a tutti voi e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.